Buonasera a tutti, questo è un incontro sulla comunità di Wikidata, e in particolar modo sugli strumenti per comunicare e per chiedere aiuto, che ha lo scopo di conoscere appunto quali sono gli strumenti che abbiamo a disposizione per scambiare informazioni, idee, opinioni, discutere sui progetti in corso, sui progetti altrui, sulle proprietà. Su tutte le cose di cui, appunto, su cui c'è bisogno di fare chiarezza o scambiare informazioni e opinioni. Passo la parola a Camillo che fa la presentazione. Allora, buonasera, condivido il mio schermo, spero come al solito che la condivisione regga. Ok, mi vedete, lo vedete? Sì, perfetto, è arrivato. Allora, dunque, stasera appunto parliamo della comunità di Wikidata e per parlare della comunità di Wikidata seguirò una serie di link che sono all'incirca gli stessi che avevo seguito nella presentazione di febbraio, magari con qualche variazione. Quella lista di link, peraltro, è presente in una sottopagina del gruppo, in particolare dalla pagina del gruppo. Se io vado sulla pagina degli incontri di formazione, che è questa, la pagina di archivio, nella pagina di archivio trovate questa sezione, la comunità di Wikidata, in cui ci sono i link che mostrerò oggi. Quindi, appunto, la lista dei link più o meno è questa. Poi c'è anche il video dell'incontro di febbraio. Allora, oggi ovviamente cercherò di dire qualcosa di diverso anche per non annoiare, più o meno il tema è quello. Allora, siamo su Wikidata, vedete la pagina principale di Wikidata, nella quale, come al solito, ho fatto il login. Abbiamo già parlato del fatto in precedenza che Wikidata, come anche Wikipedia, consente anche alle persone non registrate di modificare chat, scusate, sì, appunto, ottimo, bravo, di modificare, consente anche alle persone non registrate di modificare gli elementi esistenti e anche di crearne di nuovi. Tuttavia, abbiamo parlato del fatto che la registrazione comporta una serie di vantaggi. Cioè, ovviamente se uno modifica da non registrato viene mostrato il suo indirizzo IP, quindi diciamo anche per un minimo di privacy, anche se forse non è il motivo principale, la registrazione con uno pseudonimo o in alternativa se uno preferisce col proprio nome vero, può essere un punto. Poi ovviamente un punto fondamentale per la registrazione è il fatto che la registrazione permette di personalizzare la propria interfaccia. Ad esempio, passando l'interfaccia all'italiano, io vi vedete, vi mostro Wikidata con l'interfaccia in italiano, ma posso anche mostrarla in qualunque lingua, mentre chi non è registrato la vede necessariamente in inglese. Ovviamente, avendo il mio account, posso anche personalizzare la mia interfaccia con quei gadget che vi ho mostrato nelle precedenti lezioni e che consentono di modificare Wikidata in modo più efficiente. E inoltre anche il fatto che avere un proprio account permette una buona tracciabilità dei propri contributi, quindi sapere precisamente che cosa io, che cosa altri hanno fatto nel corso del tempo, quindi anche più facilmente, che so, andare a vedere appunto se un utente si è occupato di un certo ambito o di un altro e così via. Quindi appunto, questo per quanto riguarda i vantaggi della registrazione e il fatto che comunque quello che mostrerò tendenzialmente, ecco, si rivolge in particolare agli utenti registrati, cioè non che un utente non registrato non possa fare almeno alcune delle cose che mostro, però insomma, per una serie di motivi vi consigliamo molto di essere registrati. Ciò detto, quindi io sto vedendo l'homepage di Wikidata da registrato e con l'interfaccia in italiano. Nell'homepage di Wikidata vedete questo box centrale, benvenuto su Wikidata, la base di conoscenza libera con 96 rotti milioni di elementi che chiunque può modificare. La cosa da cui di solito parto è entrare in questa cifra 96 rotti milioni che porta su lo speciale statistiche, porta sullo speciale statistiche che è questa pagina qui. Vedete qui nell'indirizzo c'è lo special statistics perché ovviamente lo sto visualizzando in italiano. Lo speciale statistiche mi dà una serie di statistiche basilari sullo stato attuale di Wikidata. La prima delle quali è statistiche relative alle pagine, poi c'è statistiche relative alle modifiche, poi c'è statistiche relative agli utenti.
Questo perché in generale, appunto, mentre Wikidata può essere consultata da un lettore come, diciamo, un sito esistente, in realtà Wikidata è un sito vivo in cui appunto gli utenti, tra cui noi, possono fare modifiche. E quindi appunto Wikidata, in questo per le statistiche ci sono dei soggetti, cioè gli utenti, che compiono delle azioni, cioè le modifiche, e l'esito delle modifiche sono le pagine, quindi appunto utenti, modifiche e pagine sono un po' i tre componenti che compongono Wikidata, non in quanto entità statica, perché allora basterebbe citare le pagine, ma in quanto entità dinamica. Wikidata in quanto entità dinamica è formata da utenti che fanno modifiche sulle pagine esistenti o appunto creando nuove pagine. E vedete una discrasia tra questi due numeri, le pagine di contenuti, le pagine di contenuti che sono 96 milioni e le pagine invece totali, dove c'è scritto tutte le pagine del sito, comprese le pagine di discussione, redirect, eccetera, che sono 100 milioni. Ora, questa discrasia è dovuta al fatto che su Wikidata non ci sono soltanto gli elementi. Quando io dico pagine di contenuti, le pagine di contenuti sono appunto gli elementi di Wikidata. Vediamo un po' cosa c'è nella chat. Buonasera. Ok, buonasera. Appunto, qui, se noi guardiamo questo numero, 96.140.493, torniamo indietro, vedete che, aspettate che lo aggiorno, ecco, c'è una leggera discrasia, ma di fatto coincide più o meno con questo. Coincide più o meno con questo numero qua. Penso che ci sia una lieve questione di aggiornamento, ma di fatto sono lo stesso numero, cioè il contatore delle pagine, che appunto è, questo era invece leggermente indietro, ecco sì, adesso si aggiorna, infatti diventa 96.140, ok. Questo qui sono solo gli elementi. Per tutte le pagine si intendono anche le pagine, che sono tante, che non sono elementi, ma che costituiscono anch'esse Wikidata. Facciamo un esempio. In questo conteggio di 100 milioni di pagine c'è anche la nostra pagina del gruppo Wikidata per Musei, Archivi e Biblioteche, cioè questa, la vedete, questa qui, e ci sono anche le sottopagine, tipo la sottopagina che vi ho mostrato prima relativa agli incontri di formazione, quindi anche questa sottopagina qui è conteggiata all'interno di questi 100 milioni, mentre ovviamente non è conteggiata in questi. Quindi appunto, ovviamente la comunità di Wikidata ha come scopo principale quello di incrementare il numero e la qualità degli elementi di Wikidata, quindi il numero e la qualità di questi 96 milioni di pagine. Tuttavia, al fine di ottenere questo risultato, ci sono una serie di altri luoghi di Wikidata in cui gli utenti interagiscono tra loro per discutere su come raggiungere al meglio il primo obiettivo. Poi il numero di modifiche, che è piuttosto altino, parliamo di 1,5 miliardi di modifiche, è questo, interessante per carità, e poi vedete il numero degli utenti, qui c'è il numero degli utenti, che sono 5 milioni in totale gli utenti registrati, tanti, cioè parliamo di 5 milioni, insomma non sono per niente pochi, però gli utenti attivi sono 23.000 che hanno effettuato una modifica negli ultimi 30 giorni. Una modifica negli ultimi 30 giorni è un numero estremamente basso, cioè è un utente sostanzialmente occasionale, quindi diciamo questo numero di 23.000 in realtà non rappresenta la comunità assidua di Wikidata. Poi sotto qui vedete una serie di gruppi di utenti che hanno, diciamo, particolari funzioni / privilegi. Tutto questo insieme sono gruppi di utenti che hanno particolari funzioni o privilegi. Questo ci interessa meno, diciamo, a un livello basilare. Più che altro ci interessa dire che questo numero di 23.000 non corrisponde alla, diciamo, alla comunità forte di Wikidata, a quelli che effettivamente, insomma, hanno un certo attaccamento e un certo interesse in Wikidata. Quel numero è più basso. Se vogliamo avere una statistica più precisa, ecco, adesso questo lo aggiungiamo on the spot, cioè questo simpatico sito wikidata.wikiscan.org, che mi dà delle statistiche più accurate. Vedete qui, ecco, questo qui che vedete è appunto una statistica sempre su Wikidata, in particolare vedete alcuni dati molto carini, cioè il numero di utenti, qui lo vedete come, qui vedete alcuni dati in più.
numero di utenti, qua dove c'è users, questo actiles per month vuol dire sostanzialmente utenti con una modifica al mese, che appunto è il numero comparabile a quello visto poco fa, cioè 23.000 utenti con una modifica nel mese. Questo è già un numero più interessante, 5 modifiche in un mese, che comunque sono molto poco, specie per Wikidata, sono 11.000 utenti. Il numero che ci interessa particolarmente è questo qua. Questo in generale è il numero che viene considerato come probante, cioè 100 modifiche al giorno. 100 modifiche al giorno, cioè... No, scusate, buonanotte. 100 modifiche al giorno, no. 100 modifiche al mese, quindi 3 modifiche al giorno, sono 2.500 utenti. Quindi 2.500 utenti che hanno circa 3 modifiche al giorno. Questo può essere considerato il cuore della comunità di Wikidata, cioè le persone che, insomma... hanno un'attività su Wikidata abbastanza costante, anche se piccola, però costante. Invece 100 modifiche al mese, cioè 30 modifiche al giorno, che comunque è un numero interessante, sono 530. Quindi la comunità proprio forte, forte di Wikidata sono attorno a 500 persone. Però insomma, già 100 modifiche al mese non è male. E qui vedete più o meno, questa è un'idea di le persone a livello internazionale, non solo italiani, a livello internazionale, che... ruotano in particolare attorno a Wikidata, cioè 2.500 persone circa. E vedete anche che ogni giorno vengono create circa 14.000 pagine e c'è una media giornaliera di, mica male, mezzo milione di modifiche. Quindi mezzo milione di modifiche al giorno e 14.000 pagine create, tante. Bene, ok, quindi questo era, diciamo, un aspetto statistico. Ora, questa discrasia di pagine, appunto, queste 4 milioni di pagine che non sono elementi, si dividono in diversi tipi di pagine, che adesso vediamo. Ci sono diversi tipi di pagine in Wikidata e li vediamo attraverso questa pagina, Help Namespaces, che ci dà i diversi tipi di pagine esistenti in Wikidata. Se io scendo giù, c'è una tabella, questa Table of Namespaces, che vedete. Questa tabella ci dà alcune informazioni. Vedete che il namespace 0, che infatti è evidenziato in giallo, il namespace 0 è il namespace in cui si trovano gli elementi. Vedete che qui c'è titolo di esempio Q1, quindi appunto questi sono gli elementi. Vedete che a fianco ad ogni namespace, questi qua sono i namespace fondamentali, c'è un namespace di discussione associato, quindi questo è un aspetto interessante, fondamentale anzi. Ogni pagina di Wikidata, come anche tra parentesi ogni pagina di Wikipedia, ha una sua pagina di discussione. Adesso vedremo degli esempi. Quindi se c'è l'elemento, c'è la sua discussione. Se c'è una pagina utente, quindi ad esempio la pagina di me in quanto utente, io ho una mia pagina di discussione in cui interagisco con altri utenti. Se c'è una pagina nel namespace Wikidata, che quindi diciamo c'è un po' di tutto, insomma, sono pagine che hanno vari usi, queste pagine hanno la loro pagina di discussione e così via. Anche le proprietà, qui vedete le proprietà, hanno la loro pagina di discussione, eccole qui. E poi, sì, principalmente abbiamo finito, non ci sono moltissimi tipi di pagine, quelli che ci interessano poi sono molto pochi, anche le proprietà comunque, come vedete, hanno le loro pagine di discussione. Quindi appunto questa era una visione generale dei tipi di pagine che ci sono in Wikidata. A questo punto, se noi torniamo sulla pagina principale, sono interessanti questi quattro link che vedete qui, vedete i quattro link sopra... sopra il resto della pagina e sotto le prime due righe di introduzione. Questi quattro link sono introduzione, bar, portale comunità e aiuto. Adesso ci entriamo dentro e li guardiamo. Gli ultimi tre, cioè bar, portale comunità e aiuto, si trovano anche qui nella barra di sinistra, che è fissa. Vedete, qui c'è bar, qui c'è il portale comunità, e qui c'è aiuto, quindi appunto sono tre link che sono ritenuti di alta importanza e quindi sono messi anche in questa barra di sinistra che appunto è fissa. Quindi partiamo dall'introduzione.
L'introduzione è questa pagina che vedete, io sto visualizzando in italiano, qui c'è scritto che sono sulla versione italiana, ma è una pagina multilingue che io posso visualizzare anche nelle altre lingue scritte qui, adesso volendo la possiamo passare all'inglese ad esempio. E questa, l'inglese diciamo è la versione più aggiornata che poi viene tradotta nelle altre lingue. Allora, l'introduzione a Wikidata mi dà delle informazioni generali su Wikidata, mi dice come è fatto un elemento, vedete queste qui sono le parti di un elemento, mi dà altre informazioni, poi mi rinvia ai tour di Wikidata, che se vi interessano sono comunque delle esperienze carine per familiarizzare con Wikidata, ovviamente diciamo sono solo parzialmente interattivi, però hanno una loro utilità. E insomma poco altro, questa è l'introduzione a Wikidata che appunto dovrebbe fornire proprio sì, un minimo di introduzione alle persone che arrivano per la prima volta su Wikidata e poi insomma possono approfondire principalmente tramite i tour di Wikidata, quindi insomma questo ci interessa il giusto. Poi vediamo il bar, ecco il bar invece è una pagina importante. Allora, noi arriviamo su questa pagina, Wikidata Bar, vedete che tutta questa pagina è in italiano. Ed è una pagina in cui ci sono delle discussioni, vedete che qui ci sono delle discussioni. Allora, spieghiamo, il bar, qui c'è anche una spiegazione breve, è il luogo per discutere dei diversi aspetti di Wikidata. Il progetto in quanto tale, regole proposte, dati dei singoli elementi, problemi tecnici, eccetera. Quello su cui io mi trovo, come immaginate, è il bar italiano. Noi ricordiamo che Wikidata è un progetto multilingue, in cui scrivono utenti che di solito magari parlano l'inglese, ma neanche sempre, e poi parlano insomma una loro lingua. Quindi questo bar, che è il bar italiano, in generale a che cosa serve? Serve o per porre dubbi anche banali, insomma, del tipo come faccio una cosa che non so fare, solo che quel dubbio mi sento, diciamo, non mi sento abbastanza capace di porlo in inglese, o comunque preferisco porlo in italiano, e quindi mi risponderà qualcuno in italiano, quindi appunto serve per facilitare la comunicazione, il fatto di porre dubbi tra persone della stessa lingua, oppure invece per discutere problemi che riguardano specificamente la comunità linguistica italiana su Wikidata. Facciamo un esempio, se noi guardiamo le discussioni in corso, c'è una discussione su descrizioni in italiano per elementi di persone, discussione che ho avviato io, in cui ponevo una serie di problemi su come scrivere le descrizioni delle persone presenti in Wikidata in italiano. Ad esempio, banalmente, per separare la data di nascita e la data di morte, usiamo il trattino breve o il trattino lungo? Tendenzialmente il trattino breve, però insomma, sempre meglio chiarirlo, così poi insomma siamo tutti d'accordo che usiamo il trattino breve per dire nelle descrizioni in italiano. Quindi ecco, questo è un problema che riguarda specificamente la comunità italiana su Wikidata, perché si tratta di normare il modo in cui vengono scritte le descrizioni in italiano, per cui è giusto porre questo problema al bar italiano. Mentre invece se io vado sul bar in inglese, il bar in inglese diciamo è il bar generale di Wikidata, è il luogo in cui ci si confronta su problemi, in teoria anche problemi relativi alla comunità linguistica inglese, ma in generale in questa pagina ci si confronta su problemi di carattere generale, molto vario. Quindi se io ho, diciamo, una proposta, una grande fantasmagorica proposta per Wikidata nel suo insieme, la posso porre alla Project Chat, che è la pagina appunto, che è il bar più generale in cui in generale si scrive in inglese, per quanto in realtà si può anche scrivere nella propria lingua e viene tradotto, però insomma in generale si scrive in inglese, e la questione posta appunto in generale è una questione di interesse generale di Wikidata. Vediamo come si pone, come si comincia una nuova discussione. Qui c'è un tasto, inizia una nuova discussione, vedete è molto evidente questo tasto blu. Se io ci clicco sopra, accade che io entro in questa pagina dove mi dice: questa pagina è il luogo per discutere di diversi aspetti di Wikidata. Il progetto in quanto tale, regole, proposte, problemi tecnici. Ok, ricorda, ecco, questa qua è un boxino molto chiaro. Valuta attentamente la proposta che stai per fare, cercando di capire se è di interesse comune. Vabbè, questo è buon senso. Inserisci l'argomento della tua proposta osservazione, quindi ecco, l'argomento va qui nel campo oggetto, quindi qui scriverò il titolo del tipo titolo proposta
proposta. Poi mi dice, inserisci il tuo intervento cercando di essere il più chiara possibile, poi firmati usando il pulsante qui sotto e qua c'è un simbolo di pulsante. Quindi io qui scrivo, la mia proposta è, puntini puntini, alla fine devo firmare usando il tasto firma, che nel frattempo è leggermente cambiato, quindi non è più esattamente uguale a questo, infatti questo boxino andrebbe aggiornato, ma il tasto firma è questo qui, è il terzo da sinistra, lo vedete, qua c'è il grassetto, qui c'è il corsivo, e questo è il tasto firma. Tasto firma, su cui ho cliccato, inserisce due trattini seguiti da quattro tildi, questa è la firma. Se io vado a visualizzare l'anteprima, adesso clicco su visualizza anteprima, vedete che la firma si converte in questa cosa qui, cioè si converte nel mio nome utente e nel link al mio nome utente, alla mia pagina di discussione utente, poi io ho personalizzato la mia firma, quindi la vostra appare più normale, io ho personalizzato la mia firma, quindi appare più un po' particolare, ma insomma c'è questo, e poi appunto ci sono data e giorno inseriti automaticamente, quindi nel momento in cui io vado a pubblicare questa pagina, per pubblicare le modifiche, vado ovviamente sul tasto blu molto evidente che vedete, nel momento in cui io pubblico le modifiche, automaticamente le quattro tildi che vedete qui si convertono nel link alla mia pagina utente, al mio nome utente, alla mia pagina utente, alla mia pagina di discussioni utente e a ora e data. Quindi quando si parla di firmare i messaggi si intende cliccare sul tasto firma. Mi raccomando, tutti i messaggi nelle pagine di discussione vanno firmati, adesso poi lo ripeterò ancora, però diciamo, ricordatevi di cliccare sul tasto firma quando scrivete nelle pagine di discussione. Bene, quindi questo è il modo in cui io mando una proposta al bar italiano, una proposta ma anche, ripeto, una richiesta di chiarimento o qualcosa del genere. Stessa cosa si fa sul bar internazionale, ma adesso lo mostreremo. Allora, se io sono sul bar italiano, vedete, io sono sul bar italiano, vado sul bar internazionale, quindi clicco su inglese. Il bar internazionale si chiama Wikidata 2. Project Chat. Qua ci sono anche le abbreviazioni, vedete, qui in cima ci sono le abbreviazioni, cioè se io cerco qui WD2.pc e mando invio, arrivo qua, vedete, vengo reindirizzato qui da questa pagina. Anche qui c'è un bellissimo tasto Start a New Discussion, clicco, qua ci metto Title, qui ci metto My Proposal o My Doubt Is, puntini puntini, tasto firma, il terzo da sinistra, e poi pubblica le modifiche. Vedete qui, pubblica le modifiche. Bene, quindi abbiamo visto il bar di Wikidata in italiano e il bar internazionale in inglese, in cui si possono porre dubbi o proposte di carattere generale. Cos'altro possiamo vedere? Torniamo sulla home page di Wikidata. Abbiamo visto i primi due link, introduzione e bar. Terzo link, che è questo, è il portale comunità. Se io ci entro, questo ovviamente parlando di comunità è importante. Portale comunità mi dà un benvenuto, mi rinvia ad una serie di pagine interessanti. Vedete, pagina di discussione generale, questo è il link a Wikidata Bar che abbiamo appena visto. Ignoriamo questa cosa qui. Questo qua sarà per riportare problemi tecnici, quindi questa pagina qua, vedete, report technical problems, io ci entro dentro, vedete, anche qui c'è inizia una nuova discussione e con questo potete riportare un problema tecnico. Meglio se in inglese, ma potete farlo anche in italiano e qualcuno tradurrà. Poi, di qua ci sono una serie di pagine per iniziare, quindi vedete, introduzione, che l'abbiamo visto prima. Questi qui sono i tour a Wikidata, qui ci sono altre pagine introduttive. Ecco, questa qui è una pagina molto utile, richiede una query. Ora noi parleremo delle query questo venerdì con me, ne ha già parlato Carlo che ha introdotto il problema. Le query ovviamente sono quello strumento che serve per interrogare Wikidata chiedendole qualcosa. Ci sono query più facili in cui verosimilmente riuscirete a scriverle voi, anche grazie a ciò che vi dirò io, spero. Ovviamente è possibile che vi interessino query più complesse,
che probabilmente sono fattibili, ma che richiedono conoscenze più avanzate, magari anche più avanzate delle mie. In questo caso andate su Wikidata, richiedi una query, cioè Wikidata request a query. Anche qui c'è un tasto blu, inizia una nuova discussione, scrivete qui e mettete il titolo della query che vi serve, così riassuntivo, query about Italian monarchs, che so. Poi qui I need a query listing bla bla bla, e poi il terzo tasto da sinistra, il tasto firma, vedete che inserisce la lineetta, le due lineette con le quattro tildi, e pubblicate le modifiche. Bene. E quindi appunto request e query, molto utile per chiedere delle query che non sapete fare. Poi qui ci sono altre pagine di vario interesse che adesso non vediamo perché insomma non sono tutte così utili. Ci interessa invece, allora prima andando giù ci interessa questa qui, vabbè sono tutte pagine interessanti da esplorare se volete dare un'occhiata, però ecco ci interessa questa pagina qui, riassunto settimanale, dove ogni settimana vengono pubblicati degli aggiornamenti relativi a Wikidata che sono molto interessanti. Li vedete, sono tutti listati qua, listati per data, quindi vedete qui ci sono quelli del 2021, da gennaio fino a dicembre, e poi a scendere ci sono quelli degli anni precedenti. Li vedete, questi sono tutti quelli degli anni precedenti, ok. Giusto per dare un'occhiata di come sono fatti, questo è l'ultimo, vedete, 2021, 6 dicembre, vedete ci sono eventi relativi a Wikidata, cose scritte relative a Wikidata, ecco sì, blog, paper, quindi anche articoli scientifici e video, tool della settimana, quindi appunto tool della settimana, esatto, tanto per pubblicizzare nuovi, sì, nuovi metodi per vedere Wikidata in modo migliore, miscellanea, insomma, miscellanea, nuove proprietà ed esempi di query che sono talvolta interessanti per prendere ispirazione nella vita, quindi esempi di query, a volte anche complesse, cose sullo sviluppo tecnico di Wikidata e vabbè, consigli di lavoro, tanto se avete tempo libero, cose da fare su Wikidata, così. Ecco, questo è un po', sono gli update settimanali che sono appunto ogni mese, cioè no, scusate, ogni settimana vengono messi in questa pagina. Potete anche collaborare a scriverlo voi, in status updates next c'è la bozza di quella della prossima settimana e potete, se avete qualcosa da segnalare al mondo di Wikidata, potete inserirlo qui in inglese. E poi viene visto da tutti la settimana dopo, insomma è una cosa carina. Gli update di Wikidata vengono mandati anche sulla mailing list di Wikidata, quella internazionale, e si possono anche ricevere dentro Wikidata, nella propria pagina di discussione, vedete, puoi anche iscriverti alla newsletter sulla wiki per farli recapitare sulla tua pagina di discussione. Se voi andate qui dove c'è newsletter sulla wiki, arrivate su questa pagina qui, questa grande pagina qui, a questo punto voi andate, vedete che qui c'è una lista di utenti, Vi vedete qui la lista di utenti, voi andate sulla lettera del vostro nome utente, che so, la lettera B per dire, e qui poi aggiungete, copiate un po' quello che c'è scritto qua, mettete qui il vostro nome utente, no, il vostro nome utente, qui ci mettete www.wikidata.org, e poi salvate e vi arriveranno ogni settimana gli update relativi a Wikidata nella vostra pagina di discussione di Wikidata. Poi vediamo anche cos'è la vostra pagina di discussione di Wikidata. Bene, torniamo indietro. Allora, poi che cos'altro c'è di interessante? C'è una pagina di elenco delle proprietà e va bene. C'è una pagina strumenti che è la pagina in cui potete scoprire i vari strumenti che servono per visualizzare, modificare Wikidata, insomma sono strumenti carini,
quindi potete darci un'occhiata se siete interessati. E poi c'è anche la pagina Wikidata Progetti, questa qui, molto interessante, perché i progetti di Wikidata di cui adesso parliamo sono una parte molto importante di Wikidata. Qui vedete, al solito vedete la pagina in italiano, ma possiamo vederla in inglese, ad esempio, questo, adesso la passo all'inglese. Vedete, qui c'è una lista di ambiti di progetti, vedete che ci sono una serie di progetti, ad esempio, alcuni di questi si aprono, no? Tipo Geographical Wiki Project, se io espando, vedete che si espande in una serie di progetti geografici, tra cui ad esempio c'è il progetto Italia, che io posso espandere ulteriormente. All'interno del progetto Italia c'è il gruppo Wikidata per Museo, Archivio e Biblioteca, oppure c'è un progetto Grecia, insomma, ci sono i vari progetti. Ecco, i vari progetti sono i luoghi in cui gli utenti si confrontano su, le norme da seguire per compilare determinati tipi di elementi, che so, gli elementi sui vescovi, gli elementi sui libri, gli elementi sugli eventi sportivi. Quindi gli utenti all'interno dei progetti, da un lato, si confrontano sulle migliori pratiche per compilare determinati tipi di elementi e dall'altro poi registrano in bella forma queste pratiche in modo da fornire una guida agli utenti che si vogliono occupare di quel settore. Facciamo un esempio. Se noi possiamo cercare, qui vedete, Searching this page hierarchy. Quindi qui io posso cercare in inglese un nome di un progetto che io posso sperare che esista, vedere se esiste effettivamente. Io cerco Ancient Greece, che esiste perché l'ho creato io. Searching this page hierarchy. Lui ci pensa un attimo, poi lo va a cercare. Ok. E vedete che il primo risultato è questo. Wikidata 2. Wiki Project Ancient Greece. Io arrivo su questa pagina. Questo è il progetto Antica Grecia, appunto, in Wikidata. Cosa c'è in questa pagina? In questa pagina non c'è moltissimo, però ci sono delle liste di proprietà da usare in determinati casi. Ad esempio, io vengo a sapere che per i personaggi della mitologia greca devo usare come istanza di personaggi della mitologia greca. Poi vedete che ho indicato un esempio. E poi, insomma, ci sono altri consigli per compilare gli elementi relativi all'ambito della mitologia greca, vedete, sono un po' di consigli, ci sono delle liste in qualche modo utili, ci sono degli identificativi consigliati, questi qui, c'è una sottopagina di query che quindi mi fornisce alcune query interessanti relative all'antica Grecia, delle pagine di statistiche, dei report di manutenzione, una lista di utenti interessati all'argomento. Vedete, qui c'è una lista di utenti interessati all'argomento. Aggiungersi a una lista del genere può essere interessante perché poi, nel caso in cui ci siano discussioni relative a quell'argomento, si otterrà verosimilmente una notifica che appunto ci avviserà dell'esistenza di tali discussioni. Come ci si aggiunge a questa lista? Vedete che c'è questo più in cima, aggiungi stesso la lista. Se io clicco qui, arrivo su questa pagina, a questo punto, al solito, copio una riga precedente, la riadatto, quindi qui vedete che il modello è user 2. Il nome utente, barra verticale che ovviamente lascio, e il nome utente che viene ripetuto. Quindi compilo questa riga in più e poi vado a pubblicare le modifiche e in questo modo mi aggiungo alla lista degli utenti di questo progetto, per dire. Quindi ovviamente la pagina del progetto in sé serve per registrare cose in qualche modo già stabilite, norme già stabilite, oppure per registrare le query già pronte e così via. Quindi appunto è, diciamo, la parte stabile, la parte fatta delle norme. Mentre se io voglio porre un problema o iniziare una discussione, vado nella pagina di discussione
che come sempre c'è, è qui a fianco, qui c'è appunto il tab della pagina principale, e qui c'è la pagina di discussione. Nella pagina di discussione io appunto posso porre, vedete qui c'è una serie di discussioni precedenti, in questa pagina io posso porre un nuovo problema. Allora io vado su aggiungi discussione, vedete qui che c'è aggiungi discussione, come al solito scrivo my problem, poi ci metto my problem is, puntini puntini, firma, terzo tasto da sinistra, vedete che aggiunge due lineette, quattro tildi, scendo giù, pubblica le modifiche. E spero che questo ormai sia chiaro. E quindi in questo modo io posso porre un problema relativo all'antica Grecia, sperando che poi qualcuno tra gli utenti interessati all'antica Grecia risponda alla mia domanda, al mio dubbio, alla mia proposta e così via. E quindi appunto i progetti sono il luogo ideale quando esistono, perché non sempre esiste un progetto per un certo argomento. E peraltro, se non esiste un progetto per un certo argomento, nulla impedisce di crearlo, anzi, la creazione di nuovi progetti per argomenti che sono ancora scoperti è benvenuta, perché ovviamente il progetto dovrebbe essere un centro di aggregazione per gli utenti che si interessano a quel settore, per appunto mettere giù una serie di buone pratiche che ritengono, insomma, generalizzabili, e per discutere in caso di problemi, quesiti, domande e così via. Molto bene. E quindi abbiamo parlato anche dei progetti, esplorati i progetti, insomma, c'è un progetto controllo di autorità, c'è un progetto libri, c'è un progetto periodici e così via. Ovviamente cercateli in inglese, i progetti hanno pagine in generale in inglese. Poi, allora, abbiamo parlato anche dei progetti, chiudiamo quindi un po' di pagine che abbiamo visto, le chiudiamo, request e query ne abbiamo parlato, cos'altro dobbiamo parlare? Gli status updates ne abbiamo parlato. I progetti ne abbiamo parlato, il progetto Antica Grecia ne abbiamo parlato. Volevo presentare degli esempi di pagine di discussione di elementi, giusto per fare un esempio. Se io ho un problema relativo a un singolo elemento, il luogo migliore per discutere di quel problema è la pagina di discussione dell'elemento medesimo, che qui vedete che è blu perché c'è già stata una discussione, ma in generale se io vado su un elemento a caso, andiamo su un elemento a caso. Ecco, questo è un elemento a caso, questa è una scuola in Repubblica Ceca. Vedete che discussione è rosso, lo vedete che è rosso? Mi dice stai creando, ok, meglio che a questo punto andiate su aggiungi discussione, così vi crea direttamente un singolo pezzetto. Vedete che qui avete il solito oggetto, oggetto, problem. The problem is... puntini puntini, firma, terzo tasto da sinistra, e a questo punto pubblica la pagina. In che senso io posso avere un problema relativo a un elemento? Ad esempio posso avere un dubbio, mostriamo l'esempio che mi ero preparato, posso avere un dubbio se questo elemento non stia per caso racchiudendo più persone contemporaneamente, cosa che ovviamente non dovrebbe essere, ma non sono sicuro di quello che pur diciamo sospetto, e quindi voglio un altro parere. Qui c'è stato un utente, vedete, questo è l'utente che ha posto un dubbio, questo elemento sembra essere la conflazione di due niche, dice che l'ha notato sulla base di questo, e io gli ho dato una risposta, gli ho detto che sono due persone distinte, e quindi che insomma la situazione che c'era era corretta, però appunto io gli ho dato una conferma al dubbio che lo aveva posto. Peraltro questa discussione è di quasi un anno fa, che bello, 2 gennaio, infatti c'è anche un Happy 2021. E, vedete che l'utente, ecco se io vado in modifica, giusto per mostrare, vedete che l'utente qui in cima ha messo un ping project Ancient Greece. Questo è un punto importante, vale a dire... se io scrivo nella pagina di discussione di un elemento, non è detto, anzi è probabile che nessuno veda quella pagina di discussione di quell'elemento, che quindi il mio intervento non venga notato da nessuno. Qual è il modo per attirare l'attenzione di qualcuno su un problema di un singolo elemento? Chiamarlo direttamente. Come si chiamano le persone in questo modo? Con... diciamo che uno dei modi migliori è il ping project, cioè appunto
invocare gli utenti che sono membri di uno specifico progetto. Quindi, che so, se io scrivo su un elemento di un italiano, ping Project Italy, per dire, o se io ho un dubbio su un elemento di un libro, ping Project Books. Quindi, appunto, conoscere i progetti di riferimento è anche utile, perché se poi io ho un dubbio, può essere utile invocare gli utenti che si interessano di quel settore disciplinare, sia perché, diciamo, possono essere interessati a quel problema, sia perché possono anche avere in qualche modo l'esperienza, le conoscenze per darmi un parere interessante su quel problema. E quindi, appunto, vedete che qui giustamente, infatti, se l'utente, qui l'utente Jean de Vauban, non avesse invocato il progetto Antica Grecia, non è detto che io avrei visto questo intervento. C'è una cosa in chat da aggiungere, quindi ping project, esattamente, perfetto. Ora, se io volessi intervenire in questa discussione, come faccio? Allora, da poco abbiamo questa cosa bellissima che fino a gennaio non c'è, cioè che fino a poco tempo fa non c'era, quindi io a gennaio non l'ho mostrata, ma adesso la posso mostrare. Vedete questo tastino rispondi? Questo tastino rispondi è bellissimo, perché mi evita anche di dover mettere la firma. Vedete? Io qui mi si apre questa interfaccia, io qui scrivo, vedete che sotto ho l'anteprima, e nell'anteprima la firma c'è già, quindi io non la devo nemmeno aggiungere, non devo nemmeno ricordarmi di cliccare sul tasto firma. Quando ho scritto il mio intervento, clicco su rispondi e il mio intervento parte ed è già firmato. Questa è una cosa bellissima, quindi usatela. Questo appunto evita anche il problema di dimenticarsi di firmare. L'alternativa sarebbe andare qui su modifica, vedete, io vado qui su modifica, indento ulteriormente, vedete che qui c'è un'indentazione di 1, quindi io indento di 2, scrivo poi il mio intervento è puntini puntini e poi dovrei firmare. Questa è l'alternativa, vedete, se io vi faccio vedere l'anteprima, vedete che il mio intervento si indenta ulteriormente, perché appunto l'indentazione serve per scandire il passare del tempo. Ci ho messo la mia firma e così via, e poi vado a pubblicare le modifiche. Però appunto il tasto rispondi, che è un'innovazione di pochi mesi fa, è comodo, quindi usatelo, vi semplifica la vita. Vedete appunto che la firma, come dicevo, si aggiunge in automatico e poi vi basta cliccare su rispondi per salvare. Quindi in questo caso vedete il dubbio che era stato posto era un dubbio che richiedeva l'intervento di altri utenti. Io posso usare la pagina di discussione di un elemento anche per, diciamo, per registrare qualcosa a memoria dei posteri. Per dire, qui ho registrato un problema che riguarda non tanto Wikidata quanto alcuni siti esterni. Vedete, qui ho registrato un problema che riguarda alcuni siti esterni. Non so, diciamo, se questa annotazione servirà mai, però serve anche un po' come promemoria per me, insomma. Cioè io mi segno nella pagina di discussione dell'elemento un problema che riguarda quell'elemento, quindi insomma anche questo può essere una cosa sensata. Anche le proprietà hanno delle pagine di discussione, vedete, questa è la proprietà della Pontificia Università della Santa Croce, un identificativo che ha la sua pagina di discussione. Nelle pagine di discussione trovo, interessante, vedete questo list, trovo una serie di query già pronte, che possono avere un interesse, le vedete, queste qui sono una serie di query già pronte, fino a qua, carine, utilizzabili. E poi cosa trovo? Trovo i link alle violazioni dei vincoli, quindi anche questo è interessante, li vedete, questi qua sono link a liste di violazioni di vincoli o liste statiche, questa è una lista statica, mentre questa dove c'è Sparkle è una lista dinamica, perché ovviamente è fatta in diretta con le query. Ma poi soprattutto, se io scendo più in basso, posso anche qui fare delle segnalazioni. Ad esempio posso segnalare nella pagina di discussione della proprietà dei problemi relativi a, in questo caso, quell'identificativo, quindi dei problemi relativi a quel sito esterno, e poi se la biblioteca è di buona volontà, magari legge anche la pagina e mi risponde e risolve quei problemi. Quindi se io voglio segnalare un nuovo problema in una nuova sezione, vado qua su aggiungi discussione, vedete aggiungi discussione qui in alto,
oggetto problem, the problem is, posso anche scrivere in italiano, ribadisco, nulla vieta di scrivere in italiano, specie se ad esempio sto segnalando un problema di un sito italiano. Il problema è, due puntini puntini, tasto firma, il terzo da sinistra, e poi pubblica le modifiche. Molto bene. E quindi anche in questo caso, diciamo, la discussione della proprietà, ad esempio, è utile per segnalare, che so, in un caso di un identificativo, per segnalare dei problemi all'interno del sito rappresentato da quell'identificativo, soprattutto se quel sito non ha un chiaro metodo di segnalare errori. Allora li segno qua, così almeno restano pubblici, non me li dimentico, e magari i posteri, insomma, potranno usufruire di queste segnalazioni che io ho accumulato. Molto bene. A questo punto le devo mostrare ancora qualcosina. Volevo mostrare in particolare, ole, chiudiamo, chiudiamo. Volevo dare una spiegazione di questi link che ci sono qui in cima, questi qua, che ovviamente ce li ho solo se ho fatto il login, se no non li ho. Allora li spieghiamo. Dunque, sandbox voi non ce l'avete, quindi non ci badate, sandbox non ce l'avete. Partiamo da qui. Questo è il mio nome utente. Vedete che nel mio caso è blu, anzi viola, perché la mia pagina utente esiste. Se la vostra pagina utente non esiste, sarà rosso. La vostra pagina utente si può creare. A cosa serve la propria pagina utente? Allora, serve a contenere il Babel. Il Babel, che è questo pezzetto qua, lo vedete, serve da un lato a dire agli altri utenti di Wikidata quali lingue conoscete e quindi in quali lingue in qualche modo riuscite a interagire più o meno bene, ma serve anche a voi per dire a Wikidata quali sono le lingue che conoscete e quindi quali sono le lingue nelle quali vi interessa visualizzare gli elementi. Per dire, se io uso di nuovo un elemento a caso, esempio, vedete, io sono su un elemento a caso, questa è una galassia, vedete queste righe? Queste righe corrispondono alle varie lingue che io ho nel mio Babel, quindi si presume che io in queste lingue appunto abbia un qualche interesse a vederle, no? Le vedete? Queste qua sono tutte le lingue che appunto sono presenti nel mio Babel. Sono esattamente 8, dall'italiano fino al portoghese, che io non parlo, vedete che ho uno zero, però mi interessa comunque visualizzare negli elementi e per questo motivo l'ho messo qui. Se vi interessa come compilare il Babel, prendete come esempio, che so, il Babel di Carlo, poi in realtà l'abbiamo anche spiegato in video passati, ma potete prendere ad esempio il Babel di Carlo, andate qui in modifica, vedete che la righina del Babel è questa qua, la vedete, sfrondate un po' di roba, che so, cioè di fatto le lingue sono fino a qui, quindi appunto, insomma, vi copiate il Babel e poi lo rimaneggiate un po' fino a ottenere quello che vi interessa. Poi la pagina utente può essere usata anche come contenitore di link utili, di qualunque materiale utile che vi torni in mente, che sia relativo a Wikidata, insomma. Io ne faccio un uso piuttosto ampio nel corso del tempo, ma anche Carlo, come vedete, ha raccolto nella sua pagina utente varie cose, soprattutto delle query. Insomma, nella pagina utente potete salvare una serie di cose che vi sono utili, per il futuro, e messe lì, insomma, restano. Sono anche pubbliche, ovviamente la pagina utente è pubblica, come potete capire, però appunto è un buon modo per segnarsi cose, o anche per spiegare alle altre persone cosa sto facendo su Wikidata, link a pagine che mi interessano, insomma, serve a voi e serve agli altri. La pagina di discussioni utente, a cui accedo o da qui, ovviamente vedete che qui c'è utente, discussione, quindi se clicco qui vado nella mia discussione utente, che è lo stesso link che c'è qui, vedete, discussioni, arrivo sempre qui. Nella pagina di discussioni utente gli altri utenti vi possono scrivere per dirvi che avete sbagliato qualcosa, che so, avete involontariamente fatto un errore nel compilare un elemento, allora qualcuno ve lo fa notare. Oppure, che so, qualcuno vi chiede aiuto perché sa che voi siete utenti esperti di un certo settore e quindi vi chiede aiuto per una certa cosa.
oppure vi fa una proposta di collaborare a un certo progetto, oppure insomma qualunque tipo di interazione che gli utenti possono avere su Wikidata riguardo a Wikidata. Ovviamente c'è un range di casistiche piuttosto ampio. Come arrivare nella pagina di discussione di un utente? Ora, prendiamo il solito elemento a caso. Prendiamo l'elemento a caso, vedete, solo sull'elemento a caso. Questa è la stagione 2003-2004 di una squadra sportiva. Vedete che a fianco a leggi, ignorate etichette che ce l'ho io, c'è cronologia. Se io vado in cronologia, vedo gli utenti che hanno modificato questo elemento, vedete? Questo è il nome utente, questo è il link alla pagina di discussione, questo è il link ai suoi contributi. Se io voglio interagire con un certo utente, ad esempio perché mi accorgo che ha fatto una modifica sbagliata o per qualche altro motivo, vado su discussione, vedete, e arrivo nella sua pagina di discussione. Ora questo è un formato diverso della pagina di discussione. Qui, se io voglio inserire un nuovo argomento, vedete, è molto intuitivo, cioè inizio un nuovo argomento, titolo, problema, qui non devo firmare, in questa interfaccia qui non si firma, vedete che non c'è un tasto firma, quindi non si firma, e vado direttamente su aggiungi argomento e mi si aggiunge ex novo. Queste sono le pagine di discussione di nuova generazione. Invece, se vogliamo una pagina di discussione di vecchia generazione, prendiamone un'altra. Ecco, questa è una pagina di discussione di vecchia generazione. Se voglio interagire con questo utente su Coria, vado su aggiungi discussione, oggetto, problem. Oggetto, problem. Qui ci mettiamo puntini, puntini, appunto il problema, e poi tasto firma, via, e pubblica. E in questo momento io sto mandando un messaggio, che come sempre è un messaggio pubblico, lo riprendiamo, un messaggio pubblico, a un altro utente. Poi adesso spieghiamo come vedere quando l'altro utente mi risponde. Intanto appunto poniamo che io gli abbia mandato un messaggio. Quando l'altro utente mi risponde, l'altro utente mi risponderà, adesso mostriamo un esempio di risposta, ve lo mostro dalla mia pagina di discussione utente. Vi mostro una discussione. Vedete qui? Qui c'è un utente che mi scrive. Questo è un utente che mi scrive, no? Quando io gli rispondo, vedete cosa faccio? Vedete questa chiocciola? La vedete? Adesso ve lo mostro in pagina di discussione. Vado in modifica. Vedete qui? Qui c'è un'indentazione di uno, vedete? I due punti per indentare. Ma in un caso del genere io posso anche usare rispondi. Facciamo così. Io uso rispondi, vedete? Mi dice rispondi a Wojtek Dostal. Io qui scrivo il mio messaggio. La firma si inserisce in automatico, come dicevo prima. Come faccio a far sì che Wojtek Dostal veda che io gli ho risposto? Vedete? Come faccio? Qui in cima al mio messaggio metto. Volevo vedere cos'è questo. Ah, menziono un utente. Questo è ancora, forse, questo forse me lo facilita addirittura. Trovo, ecco, guardate qua. Questo è ancora più facile. C'è questo tastino qui, bellissimo, menziona un utente, così, ecco, lui mi aggiunge questo e questo va già bene. Questo va già bene perché appunto mi ha pure suggerito l'utente, questo è facilissimo, non sono nemmeno abituato a una cosa così tecnologica. Ecco, questo è un metodo per cui l'utente vedrà il mio messaggio. L'alternativa che io stavo scrivendo è doppia graffa aperta, ping, barra verticale, il nome dell'utente che me lo vado a copiare se non lo sbaglio, e poi chiusa doppia graffa. Questo è il metodo alternativo che vedete viene visualizzato, vedete l'anteprima qui sotto, viene visualizzato allo stesso modo della cosa precedente, cioè sempre viene visualizzato come chiocciola e poi il nome. Quindi questi due modi, cioè o questo oppure da qui menziono un utente, così, sono due modi alternativi per far sì che l'altro utente veda il mio messaggio, che poi ovviamente alla fine dovrò salvare cliccando su rispondi. Com'è che l'altro utente vede il messaggio? Poniamo che voi avete mandato un messaggio all'utente su Coria, l'utente su Coria che abbiamo menzionato prima, vedete l'utente su Coria? Poniamo che voi gli avete mandato un messaggio qui in fondo. Anzi, forse dovrei dire su Coria, perché probabilmente è francese. Se voi gli avete mandato un messaggio e su Coria vi risponde, vi arriverà
qui sulla campanellina dove vedete un 1 rosso, vi arriverà una cosa esattamente uguale a questa. Vediamo un po' che cosa mi è arrivato a me. Qui mi è arrivato un link, ecco, sono stato menzionato in una discussione. Ecco, vi arriverà una cosa come questa. Vedete qui, qui c'è un utente che mi ha menzionato, quindi ecco, poi vedete che qui c'è un pallino blu. Se io voglio disattivare la notifica, vado qui e mi dice segna come già letto, vedete che qui è scomparsa. Se io voglio andare a vedere dove questo utente mi ha menzionato, cioè se io voglio leggere il messaggio per esteso, clicco qui, clicco e arrivo qua. Vedete? Ecco, qui siamo su una pagina di discussione di un elemento, vedete qui, e mi dice sociologist vs art dealer. Hi Epidiosis, are you sure that the sociologist Luigi Bellini sia identico con l'art dealer, con il mercante d'arte morto nel 56? Potrei aver fatto un errore, questo potrebbe essere un errore che ho fatto io. E qui ci dovrò ragionare sopra, perché forse effettivamente l'amico Colia 21 ha ragione e potrei aver fatto una conflazione, nel qual caso dovrò assicurarmi che effettivamente io abbia ragione. Se invece ha ragione lui, dobbiamo dividere questo elemento in due. Quindi ecco, vedete come ha funzionato, no? Lui mi ha menzionato qui. Ecco, in questo caso lui non ha menzionato un intero progetto, ha menzionato me specificamente perché ha visto che sull'elemento ero intervenuto io. Vedete, se io sono sull'elemento, questo è l'elemento, io vado in cronologia, vedete, sono intervenuto io, no? Quindi Colia 21 ha visto che sono intervenuto io, ha un dubbio che io sia intervenuto in modo parzialmente sbagliato, il che non è impossibile, e quindi giustamente mi ha menzionato nella pagina di discussione per chiedermi un chiarimento. Io adesso glielo darò non appena ho finito questo incontro. Quindi sulla campanellina vi arrivano in rosso degli avvisi di persone che vi hanno menzionato in qualche discussione, o per rispondere ai vostri messaggi o così ex abrupto. Mentre su questo coso qua che sta a fianco alla campanellina vi arrivano in generale i ringraziamenti. Cioè, se un utente ha avuto piacere di una vostra modifica, qui vi arriva il ringraziamento da parte dell'utente. Vedete qui il ringraziamento? Sono tutti questi qua. Vi arriva anche un altro tipo di cose, ma adesso non stiamo a insistere. Però ecco, vi può arrivare anche una menzione in una discussione strutturata. Però ecco, in generale su questo coso vi arrivano i ringraziamenti. Come si ringrazia un utente? Banalmente, io sono sulla cronologia, vedete, questa è la cronologia dell'elemento. Se io guardo le modifiche, andiamo un po' indietro, se io guardo le modifiche, c'è una serie di modifiche e c'è un tasto ringrazia. C'è un tasto ringrazia, vedete qui a fianco di ogni modifica, non a tutte perché i bot non si possono ringraziare. Questo è un bot e quindi io non lo posso ringraziare perché è un programma automatico e quindi insomma ringraziare un programma automatico ha poco senso. Però io posso ringraziare gli utenti in carne ed ossa, ad esempio qui vado su ringrazia e mi dice inviare un ringraziamento pubblicamente, io gli posso confermare, allora gli confermo e viene inviato il ringraziamento, vedete che mi dice ringraziato barra A e quindi il ringraziamento è stato inviato. Quindi appunto sulla campanella vi arrivano i ringraziamenti e su questo coso qui, no aspetta, sulla campanella vi arrivano le menzioni, ecco vi arrivano le menzioni, mentre su questo vi arrivano i ringraziamenti. Discussioni appunto sono gli altri utenti che scrivono a voi, quindi questa è la mia pagina di discussione e qui altri utenti scrivono a me, buono. Preferenze, l'abbiamo già visto, le preferenze servono per modificare la propria interfaccia in vario modo, qui ci sono tutti i diversi tab, li potete esplorare, no? Esplorate i diversi tab e potete cambiare le vostre preferenze. Gli osservati speciali, beta fa sempre parte delle preferenze, ma mi serve a poco, ignoriamo beta. Gli osservati speciali sono una pagina che serve per tener d'occhio le pagine che vi interessano. Quindi dobbiamo tener d'occhio delle pagine che ci interessano. Appunto, ad esempio, mi interessa questa pagina qua, Luigi Bellini, vedete che mi interessa, e quindi c'è una campanellina qui, vedete che c'è una stellina, che in questo momento è blu. Il fatto che sia blu vuol dire che questa pagina è nei miei osservati speciali. Se io invece prendo un elemento a caso, tipo
Officine Morando, Silvio e Figlio, questa pagina non è nei miei osservati speciali e quindi la stellina è bianca. Se io la voglio aggiungere, ci clicco sopra e diventa blu. E mi viene fuori questa notifica che ho aggiunto la pagina ai miei osservati speciali a tempo indefinito. La posso anche aggiungere a tempo determinato. Cioè la posso anche aggiungere ai miei osservati speciali solo per una settimana. E vedete che allora la stellina diventa mezza blu e mezza bianca, carino. Questa è un'opzione recente che è sensata, cioè se volete tenere d'occhio una pagina, ma solo per un certo tempo, potete aggiungerla in modo temporaneo. La pagina dei osservati speciali vi dà una lista automatica delle modifiche apportate alle pagine che vi interessano. Vedete? Queste qua sono modifiche apportate a pagine che mi interessano. Poi non badate ai colori in cui mi vengono fuori, che li ho scelti io, questa è l'impostazione più avanzata, però ecco, di base voi tenete d'occhio queste modifiche, vedete? E se c'è qualcosa che non vi torna potete ovviamente intervenire, chiedendo spiegazioni agli utenti o insomma facendo cose, andando a intervenire in qualche modo se c'è qualcosa che non vi torna. Quindi appunto, osservati speciali molto utili per tenere d'occhio insieme di pagine che vi interessano. L'ultimo link, che è il link contributi, vi mostra i vostri contributi. Quindi vi mostra la lista delle modifiche che avete fatto. Banalmente, poi anche qui ci sono dei filtri, quindi potete filtrare le modifiche in tutti i tipi di pagine o soltanto negli elementi. Vedete, posso filtrare dove metto principale, vuol dire soltanto le modifiche negli elementi. E poi gli dico ricerca e lui mi filtra soltanto le modifiche negli elementi. E poi gli posso dire soltanto le modifiche con cui creo un nuovo elemento. E allora metto questa spunta e mi dà soltanto i casi in cui ho creato nuovi elementi. Vedete, questi qua sono solo gli elementi che ho creato. E così via. Insomma, ci sono altri filtri che si possono usare. Appunto, i contributi utente li posso applicare a me stesso, ma li posso applicare a un'altra persona. Ad esempio, posso vedere gli elementi che ha creato Carlo. E allora metto il nome utente di Carlo, vado su ricerca e mi restituisce gli elementi che ha creato Carlo. Questi sono gli elementi che ha creato Carlo. Allora, diciamo che in generale ciò che volevo dire l'ho detto, quindi io aprirei a domande, insomma, aprirei a domande perché poi su questo punto è anche interessante sentire le domande. E spero che sia tutto chiaro, che si sia sentito, che sia stato interessante e poi appunto in ogni caso potete anche rivedere il video che carichiamo a breve su YouTube, insomma nei prossimi giorni. È stato solo un momento all'inizio che io ho perso il collegamento, non so se l'hanno perso anche gli altri, ma è stato 10 secondi ma poi è ripreso, quindi ottimo. Se ci sono domande, ha detto un sacco di cose, quindi anche qualcuno, qualche cosa che vi siete persi e che volete risentire magari. Sì, anche. Nessuna domanda? Tutto chiaro? No. Tommaso conferma che il video sarà utile, così si possono rivedere con calma le cose. Idee, suggerimenti, cose che dovevo dire che non ho detto.